Monte Everest, il maestoso guardiano del nostro pianeta, nasconde nel suo freddo abbraccio segreti inquietanti. Oltre alle storie di eroismo e conquista, ci sono verità inquietanti celate dal tempo e dai ghiacci, indizi di un aspetto più sinistro della montagna. Unisciti a noi per scoprire le scoperte più spaventose sull'Everest. Numero 10. Le cronache di Maurice Wilson. Maurice Wilson era un uomo con un'idea insolita. Voler volare fino ai pendii superiori del Monte Everest con un aereo, atterrare d'emergenza sulla montagna e poi completare la scalata a piedi. Tuttavia, il suo piano era problematico. Mancava di esperienza nell'alpinismo e aveva solo 100 ore di volo, mentre l'Everest è noto per le sue condizioni meteorologiche difficili e i forti venti. Nonostante tutto, Wilson era determinato a realizzare il suo sogno. Nel 1933 si recò in India e acquistò segretamente un aereo Gypsy Moth. Dopo vari tentativi falliti e incidenti, decise di avvicinarsi all'Everest da terra, travestendosi da monaco tibetano per evitare di essere scoperto. Dopo mesi di preparativi e difficoltà, iniziò la sua ascensione con equipaggiamento minimale e una dieta di digiuno e fede. Raggiunse un'altitudine di circa 7.000 metri, ma morì nella sua tenda. Il suo corpo fu trovato un anno dopo da una spedizione britannica. La storia di Wilson è considerata sia bizzarra che tragica. Numero 9. Lo snowboarder scomparso. Marco Siffredi era un avventuriero appassionato. Originario della Francia e abile snowboarder, nel 2001 era entrato nella storia come il primo a scendere l'Everest su uno snowboard, utilizzando il Norton Couloir. Tuttavia, questo traguardo non gli bastava. Voleva spingersi oltre e affrontare il pericoloso Hornbein Couloir, una via stretta e ripida sulla parete nord dell'Everest, mai percorsa con successo con lo snowboard. L'Hornbein Couloir è noto per la sua esposizione a valanghe e le sue difficili pareti ghiacciate, che lasciano poco spazio per errori. Nel settembre 2002, Siffredi tentò di realizzare il suo sogno. Dopo aver raggiunto la vetta dell'Everest, iniziò la discesa attraverso l'Hornbein Couloir, ma qualcosa andò terribilmente storto. Siffredi scomparve senza lasciare tracce e, nonostante le ampie ricerche, non fu mai trovato. Si ipotizza che possa essere stato travolto da una valanga o che le condizioni estreme abbiano avuto la meglio su di lui. Numero 8. Il tempo congelato. Sulle pendici ghiacciate del Monte Everest, il concetto di tempo assume un significato diverso. Ad altitudini estreme, dove l'aria sembra congelarsi nei polmoni, ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. In questo ambiente estremo, gli scalatori hanno fatto una scoperta inquietante. Orologi congelati, con le lancette ferme al momento esatto della morte dei loro proprietari. Questi orologi, alcuni dei quali danneggiati e usurati dal tempo, sono potenti simboli della fragilità della vita di fronte alla spietata natura dell'Everest. Un orologio trovato vicino al corpo di un alpinista caduto si era fermato alle 2:23 del mattino. Il giovane indiano, che stava tentando di raggiungere la cima attraverso il pericoloso percorso North Col, era stato colpito dal mal di montagna e aveva ceduto alla stanchezza e al freddo a poche centinaia di piedi dalla vetta. Un altro orologio, trovato da una squadra di Sherpa nella primavera del 2011, era bloccato alle 11:43 del mattino. Numero 7. Diario della disperazione. Nell'aria gelida delle alte quote dell'Everest, la mente può fare brutti scherzi. Con la consapevolezza della propria mortalità, molti scalatori hanno scritto i loro pensieri e sentimenti nei momenti finali delle loro vite. Questi diari della disperazione, spesso trovati accanto ai corpi congelati, offrono uno sguardo angosciante sull'esperienza umana in cima al mondo. Un diario trovato nel 2005 nella tasca di un giovane alpinista americano conteneva annotazioni sempre più disperate. «Non sento più i piedi», scrisse, con la scrittura che diventava sempre più incerta. «Il vento aumenta e non credo di superare la notte. Mi dispiace, mamma e papà. Vi voglio bene». Un altro diario conteneva un'ultima e straziante nota. «Sono solo. Gli altri sono andati avanti e io non riesco a tenere il passo. Addio, moglie e figli, vi aspetterò nell'altra vita». Numero 6. Crepe minacciose. Le vastità ghiacciate del Monte Everest sono segnate da pericolose crepe che si nascondono sotto fragili ponti di neve. Questi crepacci possono aprirsi e chiudersi rapidamente,
rompendo corde e scale e rendendo l'attraversamento del Khumbu Icefall estremamente rischioso. Spesso, cadere in una crepa porta alla scomparsa definitiva della vittima. Tuttavia, ci sono eccezioni. Ad esempio, a giugno 2023, un Sherpa cadde in una crepa tra il campo 1 e il campo 2. La missione di soccorso, guidata da Gesman Tamang, riuscì a salvarlo, dimostrando il coraggio degli Sherpa che rischiano la vita per salvare i loro compagni, oltre che per guidare alpinisti stranieri. Numero 5. La terza persona. Una delle esperienze più strane e misteriose segnalate dagli scalatori dell'Everest è la sensazione di essere accompagnati da una presenza invisibile, conosciuta come la terza persona. Questo fenomeno è stato descritto da molti alpinisti, inclusi esperti e rispettati professionisti. Un esempio celebre è il racconto dell'alpinista britannico Frank Smyth, che negli anni 30 avvertì la presenza di un compagno invisibile durante la salita, ricevendo supporto e persino un pezzo di torta alla menta. Un altro caso interessante riguarda i britannici Dougal Haston e Doug Scott, che nel 1975, bloccati nella zona della morte, sentirono la presenza di un'entità confortante nella loro grotta di neve, che comunicava con loro offrendo incoraggiamento. Alcuni scienziati attribuiscono queste esperienze ad allucinazioni causate dall'alta quota, ma molti scalatori credono che vi sia qualcosa di più spirituale. Numero 4. L'Everest Verde, la nuova scoperta terrificante. Negli ultimi anni è emerso un fenomeno inquietante sull'Everest: la comparsa di piccole aree di vegetazione a quote precedentemente dominate da rocce e ghiaccio. Queste zone di vita, costituite da arbusti ed erbe adattati alle dure condizioni himalayane, indicano un cambiamento climatico nella regione. Le piante, come l'ideale himalayano e il loto della neve tibetano, sono uniche e non si trovano altrove. La rapida fusione dei ghiacciai e dei campi di neve sta rivelando nuove aree di terreno nudo, dove queste specie pionieristiche possono insediarsi. Sebbene la vegetazione possa sembrare un segnale positivo, gli scienziati sono preoccupati. L'equilibrio dell'ecosistema himalayano, adattato a millenni di freddo estremo, potrebbe essere disturbato, con conseguenze potenzialmente dannose per la fauna selvatica, le risorse idriche e le persone che dipendono dalla montagna. Numero 3. Fantasmi dell'Everest. Da decenni, gli scalatori dell'Everest segnalano fenomeni strani e misteriosi che sfidano ogni spiegazione razionale. Tra apparizioni spettrali nel buio e voci senza corpo che emergono dal vento, l'Everest è teatro di numerose storie inquietanti. Alcuni attribuiscono questi eventi ad allucinazioni provocate da mal di montagna o estremo affaticamento, ma altri sono convinti che la montagna sia infestata dagli spiriti di chi è morto sulle sue pendici. Un racconto famoso riguarda Andrew Irvine, scomparso con George Mallory nel 1924. Molti scalatori hanno visto una figura solitaria con abbigliamento da arrampicata d'epoca, considerata il suo fantasma in cerca del compagno perduto. Inoltre, sono stati uditi suoni strani, come il clangore di pitoni spettrali e il lamento di una voce femminile. Gli Sherpa, legati spiritualmente alla montagna, credono che i fantasmi siano gli spiriti di alpinisti morti senza un adeguato funerale e cercano di placarli con cerimonie religiose. Numero 2. La montagna inquinata. Con l'aumento del numero di scalatori sul Monte Everest, anche la quantità di rifiuti e inquinamento è cresciuta notevolmente. Lungo la montagna si trovano ormai serbatoi di ossigeno abbandonati, tende lasciate, escrementi umani e spazzatura, deturpando un paesaggio che un tempo era incontaminato. La gestione dei rifiuti umani è particolarmente problematica, poiché non ci sono strutture sanitarie adeguate, costringendo gli scalatori a defecare all'aperto. Durante la stagione di scalata della primavera 2023, al campo base dell'Everest sono stati prodotti 75.000 kg di rifiuti, inclusi 20.000 kg di escrementi. Questo rappresenta un grave rischio per la salute e per l'ecosistema della montagna. Per contrastare il problema,
Il governo nepalese e diverse ONG hanno imposto nuove regolazioni e programmi di pulizia, richiedendo agli scalatori di portare via i propri rifiuti e organizzando squadre di sherpa e volontari per rimuovere la spazzatura accumulata. Numero 1. I resti. Le pendici ghiacciate del Monte Everest nascondono resti di un passato lontano, rivelando tracce di esploratori e pellegrini che potrebbero essere giunti qui molto prima della prima ascensione documentata. Negli anni 20, una spedizione britannica scoprì pali di legno antichi infissi nella roccia vicino alla base della montagna, a un'altitudine di oltre 20.000 piedi, databili a qualche centinaio di anni fa. Questi pali potrebbero essere stati usati come segnalatori o ancoraggi dai primi scalatori, o avere avuto significati religiosi o cerimoniali. Inoltre, sono state trovate statue di bronzo ornate, probabilmente di origine buddista, che sollevano interrogativi sul significato spirituale dell'Everest per le antiche popolazioni. La montagna potrebbe essere stata un luogo sacro di pellegrinaggio per chi cercava illuminazione. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!